Questo video nasce dalla collaborazione con la gang degli atleti disagiati. Ciao e benvenuti a questo nuovo esperimento. Questo contenuto esce in contemporanea su questo canale e sulla pagina degli atleti disagiati. Da punti di vista diversi però, io con un video, loro con un articolo. Vi lascio qua sotto il link in descrizione. Se invece sei qui proprio grazie ai disagiati, ti ringrazio infinitamente. Da cosa inizia quella che sarà una gloriosa e spero fruttuosa collaborazione? Parliamo dei 9 talenti emergenti nell'atletica leggera del 2018. Sì, ne abbiamo trovati 9. Siete attaccati al numero tondo? Ne volete 10? Beh, facciamo che il decimo lo scrivete voi nei commenti. Oppure ci mettiamo d'ufficio questo qui. Perché, spoiler, Tortu non è nella lista. In effetti, di tutti quelli di cui andrò a parlare, sarebbe il più vecchio. Parliamo di gente rigorosamente sotto i 20 anni, gente che quest'anno ha fatto faville. Intendiamoci, alcuni di loro erano addirittura alle Olimpiadi nel 2016, ma è in questa stagione che sono esplosi. Partiamo dal più vecchio al più giovane. Cominciamo con un decrepito 1998. Sì, adesso ha più di 20 anni, ma al momento dei fatti ne aveva ancora 19, dato che è nato a metà agosto. Juan Miguel Echevarría, da Cuba. Quel saltatore in lungo salita alla ribalta con l'inaspettata vittoria ai campionati mondiali indoor di Birmingham, 8,46 m. Ma tutti noi ce lo ricordiamo per quella sensazionale prestazione alla Diamond League di Stoccolma, dove il vento era di poco oltre la norma. 8,83 m, la miglior misura degli ultimi 23 anni. Ribadito poi qualche giorno dopo con un 8,66 stavolta regolare. La sua è stata una primavera da incorniciare. E pensate che l'anno scorso non sembrava così forte. A Mondiali di Londra non ha passato le qualificazioni e non ha mai vinto una medaglia internazionale a livello giovanile. Insomma, un talento sbocciato tardi, ma sbocciato bene. Andiamo al 7 agosto 1999. È la data di nascita di Sidney McLaughlin. La star dei college americani. A differenza di Echevarría, questa ha spaccato i culi fin da giovanissima. Nella sua disciplina ai 400 ostacoli, prima vince l'oro mondiale allievi a Cali nel 2015. Poi, stupendo tutti, si conquista un posto per Rio 2016, a 17 anni. È la più giovane americana olimpionica di sempre, per atletica leggera. Prosegue a colpi di record giovanili fino a quest'anno, dove butta lì un 400 in 50,36, indoor tra l'altro, e un 400 ostacoli in 52,75. A coronamento di questi successi l'hanno appena fatta professionista, ad ottobre, Team New Balance. Sapete, in America non ci sono i gruppi sportivi militari e se ti sponsorizza un'azienda del genere, sei a posto. Per fare un confronto a Yadisledi Pedroso, la punta di diamante della nostra nazionale italiana, gli rifila praticamente 2 secondi. Il 1999 è pure l'anno di questo tizio qui, Armand Duplantis, il fenomeno del salto con l'asta. Il passaggio di consegne con Renault Lavieni non poteva essere più spettacolare di quanto lo è stato quest'anno agli europei. Con una gara stupenda, Duplantis, che è svedese ma in realtà vive in America, valica 6,05 m. E credetemi, aveva ancora margine. Campione europeo, record mondiale under 20, il futuro è suo. Mi dicono pure che fa 10,69 su 100 e 7,15 nel lungo. D'ora in poi, solo millennial. 20 gennaio 2000, è la data di nascita del mezzofondista etiope Selemon Barega, che per diventare campione mondiale under 20 ha pensato bene di anticiparsi, a 16 anni. Tra i grandi ha già un argento indoor, conquistato a Birmingham, su 3.000 metri. E a fine estate a Bruxelles vince un 5.000 pazzesco, con 8 atleti sotto i 13 minuti. Il suo 12.43.02, che per la cronaca è 2.32 a chilometro, è il quarto tempo di sempre. Chi altri della classe 2000? Forse Jakob Ingebrigtsen. La punta di diamante di una dinastia. Ne ho parlato a lungo in altri video, quindi qua sarò piuttosto breve. Voglio solo ricordarvi che, non ancora maggiorenne, ha vinto i campionati europei per ben 2 volte, nella stessa edizione, 1500 metri e 5000, e che va già forte se non più forte dei suoi fratelli, anche loro con un passato da campioni europei. C'è grande speranza nei confronti dell'unico bianco che sembra in grado di impensierire gli africani sulle loro distanze, staremo a vedere. Sembra impossibile, ma una volta ho gareggiato anch'io contro Jakob Kiplimo.
Erano gli anni in cui era iscritto all'Atletica Prato, e purtroppo non ce l'ha fatta a tenerselo stretto. In realtà si allenava con gli africani del Tuscany Camp. Nel 2016, con grande sorpresa, me li sono trovati tutti su un 1500. E tra questi, l'allora sedicenne Kiplimo è andato piuttosto male. Non abbastanza perché lo battessi, comunque sopra i 4 minuti. In realtà, questo era quello che si ricordava al mio lato raccontaballe. In quella gara Kiplimo fece 3.51 e, considerato che era la sua prima apparizione da allievo, ha mostrato tutto il suo valore. La sua gara di punta è la corsa campestre, tanto che è campione mondiale Under 20 e, da come stanno andando le cose, ci sta che dica la sua anche tra gli assoluti. Tenetelo d'occhio, nel marzo del prossimo anno. Ed ora andiamo al salto triplo. Manco a dirlo, è ancora un cubano. Jordan Alejandro Diaz Fortun, classe 2001. E già salta 17.43. A livello giovanile ha medaglie da vendere, ma naturalmente lo aspettiamo al varco con i grandi. Edward Zakayo Pingwa, keniano, nato il 25 novembre 2001. Tanti auguri! Campione Under 20 su 5000, a Tampere. In volata ha battuto pure quell'Ingebrigtsen che abbiamo visto prima. I suoi personali sono già di tutto rispetto, ma ha ancora un po' di strada da fare. Ed infine, non so come sia possibile, ma chiudiamo con un atleta nata il 21 marzo 2002. Brianna Williams. Una giamaicana che sembra ben avviata sulla strada di Shelly-Ann Fraser-Pryce, Veronica Campbell-Brown e Delaney Thompson. Ed infatti in barba alle avversarie più grandi ha già fatto doppietta a Tampere, 100 e 200. E sono veramente curioso di sapere dove andrà a finire. Ed eccoci qua, le 9 promesse del 2018. Pollice in su se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici appassionati di atletica e ciao atleti, io sono il Mezzofondiere e ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.